Ciao a tutti, benvenuti alla terza puntata di Docenti Presenti. Oggi insieme a me c'è Rodolfo Galati. Ciao e benvenuto nel mio salottino di Docenti Presenti. Ciao Daniele, sono molto contento che tu abbia pensato a me, anzi mi chiedo com'è che tu abbia pensato a me. Con tutti i colleghi che conosci, come mai questa scelta? Cioè, se tu devi fare domande, vero? Scusa. Se metti in difficoltà me in questo momento, così. No, te lo dico volentieri, perché in realtà mi ha colpito un sacco la chiacchierata che abbiamo fatto quasi un anno fa di Didacta, ti ricordi? Ci siamo conosciuti proprio in quel frangente. Mi aveva colpito proprio il lato umano del docente Rodolfo, chiacchierone, e che mi aveva anche strigliato perché ero un gran parlatore. Io e te insieme lì abbiamo monopolizzato l'attenzione, ti ricordi? Alla fine? C'è un nostro amico in comune. Ci hanno proprio isolati alla fine, tra i voi, basta. Vero, vero, ci ha lasciato lì. No, quindi ho detto, cavoli, visto che l'idea di fare questo salotto, di fare questo format, soprattutto in questo periodo, per far uscire veramente il lato umano dei docenti, mi aveva semplicemente colpito il tuo fare naturale e genuino, che per forza di cose non dovevi mancare. Autenticamente, come dire, un po' sciocchino, un po' infantile, sono rimasto così. Siamo degli eterni Peter Pan, forse per questo. Sì. Se adesso secondo me c'è qualche... Però sai, essere infantile vuol dire essere curiosi, no? Cioè, no, io, cavoli. La curiosità direi che è uno dei requisiti, quasi io la considero addirittura una competenza in ambito sia scolastico per un docente che insegna, sia per uno studente che apprende, no? Quindi... Vero, 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 vero. Allora, di solito io ho delle domande format, ma la prima, ma proprio la primissima, e questa è personale proprio perché durante la pandemia, quando ero a letto, durante l'anno scorso, ammalato di Covid, erano quei piccoli format che facevi su Facebook che mi facevano veramente sorridere. Siccome sono affezionato al personaggio, ti chiedo come sta Winston. Guarda, io non vorrei disturbarlo perché lui ha un sacco di cose da fare. Adesso è da un anno che tra l'altro ha un nuovo lavoro. Quindi sì, so che è diventato famoso, so che addirittura sta facendo concorrenza alla Ferragni. È diventato veramente, cioè, come un grande attore. Lo chiamo un attimo. Wilson, vai. Daniele che vuole salutarti, se puoi un secondo. Eccolo qua. eccolo qua. Che bello che è. È proprio la faccia originale dell'epoca. Sì, è lui. Il tempo lui proprio non lo porta. Lui il tempo assolutamente non lo scalfigge per ma lui. Niente, ma neanche pochino. Sta bene comunque, sta bene. So che è diventato famoso. Sta benissimo. E a parte gli scherzi, adesso è stato comunque terapeutico anche per me, perché quando durante il primo lockdown l'anno scorso, io abito comunque in montagna, in una casa, diciamo, da solo, e quindi comunque anche adesso, no? Ma anche quando non sono in lockdown, io sono in lockdown, in isolamento. Quindi, però sì, devo dire che in quel momento lì davvero comunque Wilson è stato, quindi ricordando Castaway, no? Tom Hanks. Quindi, sì, infatti mi ricordo. Pallone, visto che io a pallone sono una sega perché non sono capace di mai avuto nessun pallone, allora ho usato il casco ed è stato un modo per ridere e scherzare e pubblicare davvero comunque sui social questi video è stata una cosa molto utile per tanti, nel senso che un sacco di persone mi hanno scritto e mi hanno incitato a continuare, però poi finito quel momento, finito. No. Aveva senso da spettatore aspettavo la notifica su Facebook, la puntata nuova, diciamo, per vedere che cosa combinavi il giorno dopo con questo personaggio. Era per me un momento, cioè veramente un momento di svago. Sì, poi, ma io non so, a me venivano in mente, le facevo così perché io sono molto estemporaneo, no? Come sì, te. Sì, infatti volevo chiederti se le pensavi o improvvisavi. No, le pensavo, mi veniva in mente qualche situazione che potesse essere un po' un tormentone del momento, no? Però poi dopo le riprese erano riprese così, cioè si faceva... Sappiate che sicuramente quando caricherò il video andrò a prendere uno spezzone e ve lo posto, diciamo, sotto gli argomenti, perché molto volentieri a me ha fatto veramente ridere.
facciamo già una domanda seria, dai, partiamo con una domanda seria, Rodolfo. Secondo me poi è la più difficile proprio in assoluto del format. Chi sei? Da dove vieni? Dove vivi? Le tue passioni? Cosa insegni? Raccontaci un po' di te. Mamma mia, che domanda, veramente. Di fronte a queste domande io non so, tendo a sentirmi nudo, nel senso che non so proprio che cosa mettermi per primo addosso, no, come vestito. Però in realtà poi io rispondo sempre in modo molto, molto diretto, cioè io sono Rodolfo Galati, punto. Sono Rodolfo e poi appunto ho avuto la fortuna di fare un mestiere, cioè come dire, dire fantastico lo dicono tutti forse, non lo so, è forse banale, però ecco, un mestiere che mi piace, io faccio un lavoro che mi piace, poi non so se sia fantastico o meno. Quindi appunto per tanti anni ho insegnato in una scuola primaria, ok? E adesso invece ho la fortuna di vivere da 3 anni questa esperienza all'università, a scienze della formazione primaria. Da quest'anno insegno anche addirittura tecnologie dell'istruzione, non mi occupo solo del tirocinio, ma proprio un laboratorio, quindi con gli studenti, posso essere anche relatore di tesi, quindi devo dire che appunto poi mi occupo di tecnologia di formazione, lo sai bene, con un sacco di enti, di amici, quindi entro in tante scuole, adesso entravo in tante scuole, io sono entrato in tantissime scuole, fiere, no, convegni, adesso entro in tante case, perché con la formazione a distanza, anche per noi formatori, e questa è una delle cose più straordinarie, perché incontro un sacco di gente, cioè alunni, studenti, colleghi, dirigenti, che so io, no? Quindi io penso di avere una grande fortuna, Daniele, cioè di vivere in mezzo alla gente e quindi di aver sviluppato una certa socialità. Già quando ero giovane, appunto, mi piaceva stare in mezzo alla gente, far teatro, ma infatti io vivo da solo, isolato, quasi come un eremita, ma non mi sento solo. No, in una delle formazioni che avevamo fatto in comune, proprio su questo aspetto mi aveva veramente colpito la frase che avevi detto sulla socialità, e che addirittura l'avevi interpretata differentemente. Io in questo momento sto vivendo molto di più con le persone, a differenza magari prima che si poteva incontrare. Questa cosa mi aveva colpito un sacco, infatti la riporto sempre nei miei format. Io diciamo che rabbrividisco quando sento parlare di distanziamento sociale, no? Non c'è quella roba là, c'è il distanziamento fisico. Io e te siamo distanti, ma io già sono felice come se stessimo bevendo un bicchiere di vino, diciamo all'aperitivo, no? Sì, vero. Ecco, cioè la socialità che mi dà una persona di fronte a me. Certo, l'unica cosa che sono un po' stufo, diciamo, del 2D, no? È bello quando vedi, a me quando capita di riuscire, dopo tanto tempo che sono chiuso, vedere una persona, diciamo, tridimensionale nelle sue forme, come dire, mi crea gioia, no? Perché dico, che bello, lo spessore delle persone, no? Capito? A me capita di dire, mazza quanto è ingrassato. No, quello lo siamo un po' tutti, purtroppo. Però questo è vero. Cioè, nel senso... No, appunto, la socialità c'è comunque anche attraverso... Scusa, ma ti ricordi, tu sei giovane, non te lo ricordi? Chi era? Aspetta, Solenghi, forse, non ho Lopez. Me li ricordo. Una telefonata allunga la vita, cos'era? No, la pubblicità della, una delle pubblicità cult della Telecom. Della Telecom, forse. Quindi, che era il telefono, sì, cavoli. Appunto, cioè, sembro giovanotto, ma ne ho viste di pubblicità passare sotto la televisione. No, dire, vedi che già all'epoca adesso la chiamiamo, cioè video call, chiamiamo video call, videoconferenza, ma una chiamata semplicemente telefonica in realtà era un momento di grande socialità, no? Di riunione. E quindi figurati, certo. Sì, vero. Senti un po', perché hai scelto di insegnare? Ma io ho scelto di insegnare in realtà, guarda, anche un po' per, ma è stato un po' un caso, devo dire la verità, nel senso che io ho fatto l'istituto magistrale all'epoca, ok, e quindi quello ti dava praticamente l'abilitazione poi a fare l'insegnante, quindi comunque sono diventato un supplente supplente per caso, no? Ecco, e quindi poi però quando sono andato
quando sono entrato a scuola per la prima volta come supplente, io ho rivissuto, mi sono rivisto io studente alunno. Io non ho avuto un passato da studente proprio così, diciamo, molto molto regolare, ortodosso, no? Diciamo nobile come esempio. Tutt'altro. Bocciato, io sono stato bocciato in seconda media, sono stato bocciato in seconda superiore, rimandato, cioè era uno che prendeva le note, che tagliava, hai capito? Anch'io ho avuto tre pit-stop importanti nella mia vita. Io penso di aver fatto soffrire molti colleghi attuali docenti all'epoca, credo che i miei insegnanti diciamo soffrissero molto per colpa mia. E quindi quando poi sono arrivato a scuola, cioè appunto come supplente la prima volta a scuola, ho detto ma che bello, ma che straordinario essere dall'altra parte. E soprattutto, adesso a parte gli scherzi, ho cominciato a pensare, cerchiamo di non fare assolutamente mai gli errori che forse io vedevo fare dai miei docenti, cioè che poi erano soltanto uno, cioè non cercare la relazione con gli alunni, no? Non cercare di capire gli alunni, di conoscerli. Io alle volte mi sentivo un pochettino, come dire, magari appunto non compreso semplicemente, e quindi poi avevo delle reazioni magari anche esagerate, perché avrei voluto semplicemente essere solo più capito, quando magari non riuscivo anche nello studio, invece di sentirmi magari appunto, che so io, semplicemente inadeguato, avrei voluto avere una parola di comprensione, ecco, solo quello. Sì, sì, cavoli, questo è importante. Tra l'altro ti capisco benissimo, perché penso sia parte della mia storia. Quindi paradossalmente poi adesso lavoriamo. Ma tu pensa che io da bambino mi ricordo che dicevo a mia mamma, abitavo in campagna, no, con i miei, e mio papà c'è ancora, mia mamma purtroppo non c'è più, e dicevo: mamma, io vorrei essere un gatto. Quindi avevamo gatti, cani, di tutto. Vorrei essere un gatto per non dover andare a scuola, no? Mi ricordo. Quando poi sono diventato appunto maestro, mi ricordo che mia mamma proprio rideva, diceva: ma pensa a te, tu che non volevi andare a scuola, quale maledizione ti sia abbattuta. Sì, poi in realtà vivrai per sempre fino alla tua vecchiaia dentro una scuola. Fantastico. Perché poi l'hai smentita, poi sei andato direttamente anche in università, se non ho capito. Quindi sì, pensa... sì, vabbè, no, ma per me è sempre uguale, scuola, esatto. Università, comunque il rapporto sì con gli studenti, gli alunni, non deve... Però uno che la cosa carina è forse che uno che si è costruito da solo, cavoli, ha detto, ho fatto un esploit, addirittura va a insegnare neanche alla scuola, cioè va a portare la sua esperienza portando alcune tecniche. Ma è stato un concorso vinto, poi, cioè voglio dire, cambia nulla, no? Cioè non cambia nulla. Ah, dici, perché hai di fronte, comunque sono sempre solo bambini, praticamente. Magari sì, capita... per me no, siamo sempre gruppi di persone. Che ti capiterà di avere un bambino che ha avuto le elementari all'università, che ha preso la certo, insegnare. Ma ti dico la verità, a me manca molto il rapporto con i bambini, anche se io poi lo riproduco anche con gli adulti, in realtà. Infatti ogni tanto mi prendono un po' per matto, comunque va bene. Beh, ci sarà un sacco di soddisfazioni, dai. Vabbè, poi piace molto avere magari appunto un riferimento anche un pochettino più allegro, giocoso, che so io, magari anche un pochettino più, non lo so, cioè meno formale, ecco, meno formale. Beh, ma credo che sia poi importantissimo, perché a me piace se proprio buttarli fuori dalla zona di comfort e dire: oh, guarda, cioè, con me è così, quindi adattati, proprio perché bisogna anche fargli vedere proprio anche un'altra prospettiva, no? Cioè, quindi guarda che non è solo... una strada maestra, ma se ti giri puoi vedere quelle che sono le sfaccettature dell'insegnamento. Tra l'altro io non insegno, non sono un docente, ecco, noi portiamo semplicemente alcune tecniche che abbiamo utilizzato per misurare. Degli attori, diciamo, come dire, che ruotano sul palcoscenico della scuola, sono fondamentali, nella coralità della recita scolastica, diciamo. Ma anch'io, essendo proprio terra, proprio semplice nel mio trasmettere messaggi, mi piace proprio
essere diretto, tranquillo, parlare con le persone, proprio perché è importante. Senti, mi devi dire una... Posso dirti una cosa? In realtà io non penso mai perché siamo qui, cioè siamo qui per un corso, siamo qui per un anno scolastico. Io in realtà vedo sempre le persone, no? Tutto c'è quella roba lì. Poi dopo, bene, perché siamo qua ce lo chiediamo dopo, però prima di tutto io vedo le persone e poi dopo il nostro scopo del nostro stare insieme. Che secondo me è una base fondamentale per costruire un vero rapporto e soprattutto per trasmettere informazioni, perché... È la base della fiducia, sostanzialmente inizia veramente a dare... Ma guarda che la vera sfida di un insegnante è costruire la relazione con i propri alunni, questa è la vera sfida. Poi c'è lo studio, l'apprendimento, la progettazione, la didattica, la pedagogia, certo. Ma sono tanti tassellini, secondo me, se messi insieme diventa veramente una cosa importante, cioè crei veramente delle aspettative solide per chi ti sta ascoltando in quel momento. È quello che a me piace, è forse quello che poi è mancato a me nel periodo da studente. Appunto denunciavo anch'io, no? Io avrei voluto avere un rapporto empatico con i professori, no? Di empatia, perché così poi hai voglia di, cioè, hai la motivazione per fare le cose, no? Insieme, per vivere delle esperienze. Wow. Cioè un rapporto di fiducia, no? Appunto, capisci? Mentre invece molte volte purtroppo noi docenti non riusciamo a costruirlo con gli studenti, ed è un peccato, li perdiamo. Eh sì. La prossima domanda che ti volevo fare è semplice anche questa, quindi non è nulla di difficile, quindi, secondo me. Io ho studiato tutta la notte per prepararmi. non gliele ho passate via WhatsApp. Sappiamo. Fisica, matematica, filosofia, umanesimo, tutta la parte di umanesimo. Come hai vissuto quest'ultimo periodo, Rodolfo? Wow, che domandona. Beh, quest'ultimo periodo l'ho vissuto un po' come tutti, con grande paura, devo dire la verità, però appunto la paura, io non so se chiamarla, in realtà appunto, diciamo, non è stata un'emozione, ma è più un sentimento, forse qualcosa di più radicato in noi, nella nostra storia, quindi siamo un po' abituati, no, a vivere la paura. Mentre invece l'emozione è qualcosa che magari appunto è più collegata ad un evento e basta. Quindi devo dire che questo mi ha permesso di ragionare tantissimo sul significato e sul valore dei rapporti umani, no? Dell'altro, perché magari quando tu hai paura, sei un classico, no? Fai una cosa insieme ad uno, andiamo a correre di notte in montagna, però andiamo in due, non da solo, perché da solo hai paura, cioè non la faresti mai. Quindi devo dire che ho cercato ancora di più l'altro, no? Sì. Gli altri, per esempio appunto Wilson. Certo, ma Wilson era poi un tramite con i social, perché tramite i social poi c'era chi commentava, io conoscevo, avevo nuovi amici, magari appunto in chat c'erano due parole, scambiavamo due parole, e devo dire che quindi da questo punto di vista la mia fortuna è stata quella di continuare a lavorare con tanti colleghi anche a distanza, perché è subito partita poi, no? Sì. Col decreto Salvi Italia, poi appunto ha erogato fondi, quindi è subito partita la formazione per conoscere gli strumenti della didattica a distanza. E io adesso, al di là degli aspetti, diciamo, come dire, proprio legati alla formazione, alla scuola, eccetera, eccetera, io trovavo un sacco di umanità, cioè io di compagnia umana, posso dirlo, perché con delle maestre, con delle professoresse, dei professori o dei maestri, per me era come sentirmi di nuovo in mezzo al mondo, no? E non isolato, e sentire meno la paura, ecco, solo quello. Sì, è che tra l'altro è la base proprio del format docenti presenti, perché io proprio lì mi ero accorto che c'erano persone che avevano la necessità di dire due parole che non fossero aiuto, mi insegna a utilizzare moduli, o mi tieni a utilizzare l'applicazione, eccetera, eccetera. Vedevo che gli ultimi 10 minuti facevano fatica a staccare perché volevano semplicemente chiacchierare con te, o magari conoscere sfaccettature del tuo lavoro, quindi ho detto, cavoli, in effetti in questo momento li stiamo bombardando di informazioni, ma il loro bisogno principale è quello di
essere loro stessi, quindi dare semplicemente una voce a un loro dubbio, una loro paura. E quindi ecco perché poi docenti presenti, perché in realtà dico, guarda che c'è un altro... Bello, questo mi piace molto. Sì. Eh sì, sì, perché in realtà, cioè, alla fine, in un modo o nell'altro, eravate presenti subito. Sì, ecco, sì, perché mi piace presenti, ma anche tra di noi, non sì, soltanto... Sì, sì. Denti, cioè, ma infatti voglio dire, io credo che sia stata un'esperienza straordinaria, forse ha fatto da questo punto di vista molto più il Covid in un anno che so io, 20 anni di con, no? Ma non dal punto di vista solo della formazione, anche del conoscersi, del mettersi in relazione, del confrontarsi. Cioè io stesso ho partecipato a corsi di miei colleghi, che tu conosci benissimo, sì, no? Formatori, perché avevo proprio voglia di incontrarli, non soltanto magari di conoscere anche quella nuova tecnica, come funziona, sì, quella, sì, nuova, sì, piattaforma. Sì, ma si crea... Certo. Si crea un gruppo e poi ovviamente dal gruppo possono nascere semplicemente cose belle, che siano poi nuovi esperimenti lavorativi come nuove amicizie o semplicemente sì, chiudere lì dicendo ah che bella chiacchierata, ecco tutto qua. Questo fa l'unica cosa bello, che manca un pochettino di, diciamo, di questi sì, format, il tempo destrutturato, no? Perché tu sì, devi stare là 2 ore, no? Poi magari se fai l'intervallo spengono tutte le telecamere, appunto le webcam e il microfono, boh. Invece quando eri in presenza, no? Esattamente come anche a scuola, l'intervallo era un momento di maggior conoscenza, per esempio anche con gli studenti, con gli alunni, l'intervallo sì, è il momento più importante secondo me della lezione. Sì, sì, cavoli, perché lì è proprio aggregazione pura. Tutto manca un po', perché a distanza dici vabbè adesso c'è 10 minuti, spegni le webcam, il microfono, e non c'è quella possibilità di conoscersi anche sotto altri profili, no? Di incastrare... In un'altra intervista con un nostro amico in comune, la cosa che mi ha colpito è che mi ha raccontato che proprio per mantenere questo contatto, e tra l'altro poi facendo una cosa semplice, attraverso il cibo, quindi la colazione, che tra l'altro il cibo è uno degli elementi aggreganti per l'eccellenza, mi diceva che lui il venerdì si infischia subito della lezione, ma la prima mezz'ora si incontrano nel meet e fanno colazione assieme, chiacchierando del più e del meno. Ah, immagino già che sia, e so che hai già immaginato, sì, anche lui ho intervistato e a me questa cosa è ho detto, che bello, cioè, in effetti, cioè, cosa c'è? Mentre mangi il tuo cornetto, se vuoi la tua croissant. Penso se avessi avuto un professore così anch'io. Ah, io sarei... Forse, diciamo, come dire, avrei amato un po' di più la scuola, no? Però anche quando ero giovane, cioè... Sì, puoi capire. E quindi a me questa cosa ha colpito un sacco, proprio perché è proprio quello che dicevi te, l'aggregazione, cioè quindi il momento intimo del mangiare, comunque la colazione. Un gruppo di persone, l'abbiamo detto anche prima, cioè noi siamo persone, non sei lo studente, l'alunno, il professore, il collaboratore, il dirigente, l'esperto, sì, cioè tu sei Rodolfo, vedi quando tu mi hai chiesto prima chi sei, Rodolfo, tu sei Daniele, boh. Sì. Poi vediamo, siamo qui per un motivo anche lavorativo, e allora naturalmente cerchiamo di essere molto professionali, ci mancherebbe. Certo, ovvio, non si può. Certo. Soprattutto perché nel nostro settore ti bacchettano. Ho capito, però io non posso dire, cioè, sai quando, ma sai, a me viene in mente quando conosci qualcuno così, no? Per la prima volta, magari c'è chi ti domanda che lavoro fai, prima ancora di chiederti chi sei, cioè il nome. Sì, è vero, io quelle robe lì non le so, cioè che lavoro fai, perché poi magari in base al lavoro che fai hanno già, come dire, una classificazione mentale, no? Sì, ti hanno già etichettato. No, che poi è filogenetica questa cosa qua di pensare tu sei quella roba lì e quindi io ti devo rispettare, non rispettare, temere, non temere, no? Cioè ci deriva, sì, un po' dall'essere stati animali. Tu pensa alla, sì, non so, la gazzella con la leonessa, cioè quando vede la leonessa, la gazzella non è che possa chiederle, senti, ma come ti... Ho capito, però visto che siamo persone pensanti, noi, animali, certo, pensanti, magari sarebbe bello partire da... Come ti chiami?
Come ti chiami, San Roberto? Come ti senti, magari, in cosa... E poi dopo, eventualmente, di cosa ti occupi, anche magari può essere una domanda, ma non è la prima, non può essere la prima. Sì, sì, è vero, è vero. E cosa hai imparato dai tuoi studenti? Mamma mia, ma beh, adesso se io ti dicessi praticamente, credo forse, diciamo, il mestiere, io ho imparato il mestiere dagli studenti, cioè sembrerebbe esagerato, però è così, perché io ho imparato, ripeto, quando, forse te l'ho già detto prima, no, durante questa intervista, cioè quando sono andato la prima volta a scuola, supplente per caso, supplente squillo tra l'altro eravamo noi, perché ci chiamavano a casa, c'era il numero, il telefono fisso, al mattino ti chiamavano, dring, era bella questa cosa del supplente a squillo, ma e quindi io ho imparato il mestiere, no, nel senso che, sì, io, ovviamente supplente a squillo, non altro, non ho mai fatto altro a squillo. Detto questo, però, cioè, voglio dire, io ho imparato il mestiere perché, per esempio, riflettendo me stesso dall'altra parte come studente, cercavo di sentire quello che in realtà loro avevano forse bisogno di avere in quel momento. E al di là del fatto che io insegnassi matematica o italiano o storia o tecnologia oggi, a me appunto è sempre stato molto, come dire, utile immaginarmi come gruppo. Ho imparato, per esempio, sicuramente a fare gruppo, no? A fare gruppo, ecco, con gli studenti, a diventare uno più capace, perché la socialità, per carità, ce l'ho già sempre avuta, però a fare gruppo nel senso di non emergere nel gruppo, perché vedi che sono uno che parla tanto, quindi io ho imparato a stare un po' zitto, ecco. Adesso mi fai ragionare, ho imparato ad ascoltare dai miei studenti, ho imparato ad ascoltare. Guarda che mi hanno insegnato una cosa che non è riuscito nessuno, la mia ex moglie non è riuscita, credo che tantissime persone si siano, diciamo, come dire, arrese alla fine. I miei studenti mi hanno insegnato ad ascoltare, ecco, ce l'ho fatto, riassumo. Bello. Quindi sei andato un ottimo ascoltatore, che tra l'altro... Secondo me l'ascolto è la prima forma della comunicazione. Cioè, se non sai ascoltare, non puoi assolutissimamente comunicare. Perché certo. Se non hai una base che è fondamentale, quindi l'esperienza... Ma non solo ascoltare, capire. Perché poi magari... Bravo, puoi capire. Sai quante volte ascolti, no? Fai finta... Sì, anche durante queste videoconferenze, no? Sì. Tra l'altro c'è un'applicazione, no? Che ti... Ma non stai capendo cosa dicono, invece no, gli studenti mi hanno iniziato a capire. C'è anche l'aspetto del filo, del filo che entra e esce, hai ragione. Sì, quindi non solo ascoltare, capire. Tu pensa, tra l'altro, appunto, i bambini, perché i bambini, la fortuna di aver fatto il maestro, io posso dire questo, e tra l'altro spero di tornarci prima o poi, francamente, sì. È che tu, attraverso i bambini, capisci meglio, perché tu devi, è come, cioè, se devi spiegare a loro, devi essere, cioè, tu devi ancora essere più capace didatticamente, devi usare un lingua, devi aver capito per forza tu, perché se no non puoi... Sì, tu devi, infatti, devi veramente capire un sacco di persone. E tra l'altro, secondo me anche una cosa, diciamo, carina della didattica a distanza o della didattica integra, cioè tutto quello che... Poi voi siete bravi a darci un sacco di termini. Did, dad, tic e tac. E poi il prossimo video che farò è proprio su quello. No, è che ci avete dato la possibilità, noi genitori, di vivere... ovviamente in maniera differente, perché penso che nella classe magari i comportamenti siano totalmente differenti, no? Però io no, su questo non sono d'accordo. Ma proprio di interazione, no? Perché c'è il microfono, io parlavo proprio di interazione, però penso che poi l'insegnamento, il fatto che il ragazzino disturbi, quindi lo devi... Dico, ma cioè, in realtà è difficile, cioè, ma è difficile. Io sto di fianco a mia figlia e io dico, ma come fanno queste? Cioè, ho 6 ore a tenerli a bada, a catturare la loro attenzione e fargli passare magari il momento del concetto, il momento del lavoro. Cioè, quindi io
pur lavorando con i docenti da tantissimo tempo, ma alla fine non è che io ho mai visto la parte, diciamo, di lavoro effettivo all'interno della classe, l'ho sempre immaginato, no? L'ho assimilato quando ero piccino e poi dopo ho detto, ma cavoli, e invece secondo me è importante. E ecco perché tutta questa solfa qua, perché voglio farti una domanda che secondo me a te può avere anche delle risposte un pochino più diverse, visto che hai insegnato alle scuole primarie, adesso lo stai facendo alle università. Come far nascere ogni giorno la scintilla nei tuoi studenti ogni volta che arrivi lì e inizi ad insegnare? Bella questa cosa qua, molto bella questa domanda. Comunque davvero io voglio farti i complimenti perché è molto bello questo momento in cui si possa parlare di scuola, ma non solo tecnicamente, come persone. Sì. Oh, grazie. No, è vero, grazie. È vero. Però ti dico, sai che cosa? Io ho sempre pensato, io sono stato sempre, come dire, un grande, come dire, ricercatore della scuola esperienziale, no? Sì. O dell'università, diciamo anche adesso dell'università appunto esperienziale, cioè fare esperienza. Quindi la scintilla è semplicemente collegata a questa cosa qui di fare esperienza, cioè non è che io oggi arrivi lì con un contenuto che debba in qualche modo trasmettere, tutt'altro. Io arrivo con un'idea di esperienza, a scuola e naturalmente ogni alunno, come anche adesso l'università, come ogni studente adesso, doveva cercarsi il suo ruolo, no? In questa esperienza che dovevamo fare, naturalmente progettata bene per arrivare poi a delle conoscenze, magari tutti insieme, ma tutti insieme partendo da un'esperienza molto attiva e concreta. Quindi, guarda, per esempio, quando io ti parlo di, diciamo, come dire, lavoro e studio cooperativo, io innanzitutto, prima di tutto, penso sempre che si debba parlare di cooperative working, cioè, prima di tutto, i docenti devono saper lavorare in modo cooperativo, prima di parlare di cooperative learning, per poi utilizzare l'apprendimento cooperativo, perché sennò non siamo di buon esempio. Però poi ho sempre fatto lavorare i miei alunni in gruppo, in modo cooperativo. C'era una consegna, no? Quindi dobbiamo arrivare, non lo so, a parlare per esempio magari appunto di metamorfosi negli animali, eccetera, eccetera, nel mondo animale o nelle piante. Benissimo. Fate, cercate, ricercate, studiate, usate il giardino piuttosto che il laboratorio, il corridoio. Se vai a vedere, ci sono alcuni miei filmati su YouTube della mia esperienza a scuola, anche realizzati con Indire, ma alcuni li ho messi io anche liberamente in rete. Cioè, in realtà era una scuola sempre molto, molto, come dire, dinamica, in movimento. Addirittura io alle volte non... Alle volte arrivavo quando un gruppo stava lavorando, io mi ricordo un mio alunno Manuel, una volta mi dico, stava lavorando in gruppo, io arrivo, bene, allora bambini, adesso facciamo, e mi fa Manuel, maestro, per favore, non ci disturbare, stiamo lavorando, stiamo studiando. Che bello. Ma è vero, poi rintraccia Manuel questo bimbo, me lo ricorderò sempre, maestro stiamo lavorando, per favore non ci disturbare, adesso non abbiamo ancora finito, stiamo studiando. E quindi io stavo zitto lì così ad aspettare, capito? Perché poi loro sono veramente imprevedibili, quindi ti danno delle risposte che... No, capisci che loro avevano un metodo, cioè avevano sviluppato un metodo di lavoro e di studio, tra l'altro poi con ottimi risultati, devo dire che comunque... Io ho visto poi gli alunni, i miei alunni negli anni passare alla scuola. Adesso io ho tanti amici, intendo su Facebook, ex alunni che hanno 27-28 anni, si sono laureati, hanno fatto carriere, c'è chi vive a Londra, chi in Spagna, cioè quindi comunque hanno avuto studio, non dico per merito mio, per carità ci mancherebbe altro, però voglio dire, comunque qualcosa l'hanno imparata. No? Vabbè, dai, dico, piano piano, prima o poi chi semina qualcosina, dico, non è che porterà a casa tutto il raccolto, sì, però magari... Posso dire una cosa più bella? Recentemente mi ha cercato una mia ex alunna per chiacchierare, perché in questo momento di lockdown voleva chiacchierare proprio di come sta andando, delle aspettative, delle paure. È ma è stato il regalo più bello. Risentire una mia ex alunna che adesso avrà 24-25 anni è stata la cosa più bella, cioè che ha voluto parlare con suo ex maestro, abbiamo fatto una chiacchierata così serale bellissima. No, ma è bellissimo, cioè questo sta a significare che se c'è quella parte, quello spicchio di umanità che poi, diciamo, prevale su quella che, diciamo, è la professione,
prima o poi i risultati tornano a casa. Senti, okay, ti faccio l'ultima domanda, che più che altro che non è una domanda, in realtà in questo caso è una richiesta. Vai. Mi farebbe piacere proprio sapere quale messaggio... Sì, io quello che... Tra l'altro, vabbè, adesso aspetta un attimo. Tra l'altro, sappi che quando passerò da quelle parti, io ci tornerò a casa tua solo per fare. Intanto la bevuta di vino, so, essendo... so che abbiamo una passione, che ovviamente non è quella di ubriacarci, ma di assaggiare i vini buoni, perché voi lo sapete, prima dell'intervista ci siamo un pochino come le figurine, ci siamo scambiati alcuni nomi di cantine, verrò a fare la foto con Winston e una mangiata con un bel bicchiere di vino delle tue parti, che so che ne vale veramente la pena. Assolutamente. Mi farebbe piacere sapere una cosa carina. Qual è il messaggio che tu, cioè, vuoi lanciare alla scuola del futuro? Ma personale, cioè proprio personale, personale. Sì, cioè, secondo me, cioè, continuare a ricercare, perché non esiste una scuola del futuro, perché quando tu sei nella scuola del futuro è già presente che passa. Quindi sì, continuare a ricercare, io lancerei questo, cioè a noi docenti, a tutti, continuiamo a ricercare in realtà di avere delle visioni di scuola del futuro, perché così è un'evoluzione continua, perché tanto non saremo mai arrivati, cioè non arriveremo mai, capito? No, secondo me non c'è un arrivo. Questo è il messaggio, credo, ed è la cosa bella della ricerca didattica pedagogica, che deve sempre essere attiva, no? Sì. E noi dobbiamo essere sempre, sempre assolutamente partecipi e pronti e disponibili a modificarci. Bella, mi è piaciuto un sacco come risposta. Sì, ma ce l'ho pensata adesso così, io non sapevo. Ah no, non te le ho passate, non le ho passate domande, sappiate che sono qua, vedete che anch'io ho il bigino di carta, quindi essendo digitale ho il robo. Per le domande, tu, mamma mia. No. quando ti ho contattato, la prima cosa, quante sono e se sono difficili? No, in realtà no, è proprio, penso siano domande. Come sono andato, Daniele, professore? Sei stato bravissimo. L'ho superato l'esame. Sei stato bravissimo. Guarda, mezz'oretta, quindi secondo me è giusta come intervista. E basta. Rodolfo, io ti voglio veramente ringraziare del tempo che ci hai dedicato. Quindi mi fa un sacco piacere. A voi vi dico che ci vedremo per la prossima intervista, quindi rimanete collegati, aspettate la notifichina della campanella e ci vediamo alla prossima live con docenti presenti. Ciao a tutti. Ciao. Grazie Rodolfo. Grazie a te.